Qualche minuto l'abbiamo a disposizione, nonostante sia un giorno un po' particolare, perché comunque è un giorno sacro per la cultura cristiana. Allora, chi siamo? Siamo una lista nuova, non ci siamo mai visti, al comune non siamo mai entrati, quindi non ci potete dire che siamo le solite facce. Io mi chiamo Andrea Spalletta, non sono in lista, ma faccio parte del gruppo. Mio cugino si presenta da un'altra parte, ma questo non è un problema. Salutiamo anche il candidato sindaco di Forza Italia, mi sembra che il simbolo l'abbia avuto. Salutiamo anche il presidente del consiglio attuale, che ci scrutano per vedere quanti siamo. Allora, no, il concetto è questo qui. Intanto il movimento cosa vuol portare, soprattutto a Frascati? Il senso della comunità. Ecco qui che piove. Allora ognuno di noi si è messo un pochettino in gioco nel proprio piccolo, nel proprio lavoro, nel proprio giro di conoscenze, per dare una mano affinché la nostra cittadina, la nostra città sia in qualche modo più vivibile. Abbiamo tanti problemi. Abbiamo un dono che siamo vicino a Roma, potrebbe anche essere un difetto, ma io lo considero un pregio. Abbiamo una cultura dietro di noi, abbiamo una grande storia. Quello che vogliamo portare entusiasmo, novità e idee soprattutto. Da dove siamo iniziati? Abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato a presentare soprattutto un programma, un gruppo di persone si sono visti attraverso il Meetup. Il Meetup è una piazza prima virtuale ma anche fisica, dove ci vediamo ogni mercoledì, questo da qualche mese, diciamo da prima di Natale, ci siamo visti regolarmente. E la prima cosa che abbiamo condiviso è il programma, le idee, un gruppo di persone che affrontano le problematiche. Ognuno di noi dal suo punto di vista ha valutato quali potevano essere i problemi di Frascati, ha dato il suo contributo e è nato un programma. Abbiamo sentito conoscenti, abbiamo del nostro, appunto, come dicevo prima, anche nell'ambito del nostro lavoro. Vado più veloce, sennò qui mi rende l'acquazzone. E abbiamo portato avanti un programma. Prima il programma e prima la lista. Noi siamo stati la prima forza di Frascati a presentare una lista, quindi sapete, tutti sanno chi sono le persone che lo compongono, che hanno contribuito a formare questo programma, e insieme abbiamo deciso anche di presentare il sindaco, un futuro sindaco, o il candidato sindaco. Questo perché è l'espressione di un gruppo di lavoro, non è l'espressione di una singola persona. Qui girando, io come cittadino, come tutti quanti, si informano, e si informano anche da altre parti, che vediamo tanti candidati sindaci legittimi, con il loro punto di vista, però dietro non sappiamo quali gruppi ci sono, non sappiamo quali saranno le loro liste, coloro che lo supporteranno. L'idea nostra è portare avanti, tante teste possono dare sempre di più un'idea migliore, un'idea anche più fattibile. Noi abbiamo un metodo, abbiamo deciso un metodo di stamparlo, un codice etico, un metodo, che prima di tutto non facciamo accordi, alleanze pre-elettorali, perché riteniamo che sia immorale e non etico creare delle alleanze per salire, per entrare nell'amministrazione e poi creare. E poi di fronte ai fatti incominciare a litigare e a dividerci. La nostra idea è quella di entrare come programma e dopodiché possiamo insieme ad altre forze politiche condividere, discutere tutte legittime le idee. Questa è la nostra etica, portare avanti le nostre idee dentro il palazzo. Siamo patrici di una democrazia diretta. E cosa vuol dire democrazia diretta? Che non c'è un capo, un vertice. Qui ognuno dà il suo contributo. Qui il capo assoluto è il gruppo. Abbiamo autonomia decisionale, nessuno ci dice quello che dobbiamo fare. Rispettiamo tutti. Non c'è nessuna persona che... scusate, mi sono un attimo, stavo pensando a un'altra cosa. L'applauso, grazie. Bravo! Vedo solo, faccio conoscere. Non
Allora, no. Mettolo vicino. Allora, mi ero un attimino perso. No, stavo dicendo che comunque il rispetto per tutti gli altri cittadini, che anche coloro che la portano, che la pensano diversamente, è importante per noi, perché comunque è un contributo. E il nostro intento è quello di discutere e di metterci un po' in gioco. Vi dico già, forse lo dirà il nostro candidato sindaco, che vorremmo invitare tutti, appena sappiamo chi sono, tutti i futuri candidati sindaci, in una agorà collettiva di fronte alla cittadinanza per discutere delle varie problematiche. Questo mi sembra che sia un segno di apertura. Bene, allora, intanto vogliamo presentare il candidato sindaco, che è Emanuele Dessì. Allora, lo volevo presentare perché giustamente in ogni comune c'è sempre la persona che dice: ma chi è, che non fa, che cosa fa? Ma, esatto. Allora, è una persona prima di tutto coerente, come ho apprezzato da quanto ci conosciamo in questi ultimi mesi. È una persona integra moralmente, non ha il dono di parlare al pubblico, però è una persona che si fa in quattro. Anzi, se dovesse diventare sindaco, state sicuri che se c'è qualsiasi problematica che ci pensa lui. Allora, adesso presenterà i nostri ospiti e poi svilupperemo, diciamo, il pomeriggio in questo modo. Avremo due interventi di una parlamentare, di un portavoce alla Camera e di un candidato alle europee. Più presenteremo la nostra lista e in base anche alle vostre domande, se ci saranno, risponderemo sui punti del programma. Grazie.